si concentrerà prevalentemente sulle spirali del nostro corpo. L'obiettivo è quello di muoverci come delle onde a spirale per andare a distendere e sciogliere tutte le tensioni. Quindi iniziamo subito e partiamo in piedi con le gambe leggermente divaricate, larghezza fianchi, braccia lunghe fianchi, e iniziamo a respirare, a concentrarci un po' sul nostro corpo. Inspiro, sollevo le braccia, mi distendo bene, fuori l'aria, tirando bene le mani verso le pareti e scendo giù con le braccia. E ancora bene, mi connetto con tutto il mio respiro e con il corpo. Inspiro e fuori l'aria, le spalle scendono, si abbassano mentre le mani tirano verso l'esterno. E ancora uno, sollevo, inspiro, spingo bene via la terra e fuori l'aria, tiro e apro bene le braccia verso l'esterno. Ora solo il braccio destro si solleva, guardo la mano che va dietro, una semplice conduzione, quando arriva dietro ritorna dal dietro in alto e avanti. La stessa cosa all'altro braccio, vado su, inspiro, una semplice conduzione, arrivato dietro, ritorno dal basso, alto, avanti. E ancora il primo, espiro, vado dietro, guardo la mano, ritorno e vado avanti. E ancora un altro, sollevo, espiro, scendo e ritorno. Sempre un momento bene fluido, lasciate andare il braccio, lo sguardo segue la mano, espirate e ritorno. Già iniziamo a immaginare bene questa spirale, queste onde. Inspiro ed espiro, ritorno e scendo. Ora vado a piegare le gambe, distendo le braccia, ritorno e apro, sempre molto fluido, dinamico, andiamo a scaldare tutto il corpo, bene il piegamento e bene distendo. E vado giù e salgo, espiro, sempre il bacino che cerca la sedia e salgo. E ancora scendo, morbide le braccia e salgo. E l'ultimo, scendo e salgo. Ora piegando le gambe vado a portare il braccio dietro fin dove arriva, non è tanto giù piegamento, è piccolino, piego e stendo, sempre il braccio destro, vado dietro e ritorno e piego, guardo la mano e torno e vado dietro e torno, ancora due, piego e torno fin dove riuscite ad aprire il petto e ritornare. L'ultimo, apro e torno. Cambio il braccio, dall'altra parte apro e torno. Guardo la mano che va dietro e torno. Espiro e torno. Ancora fuori dalle tre e torno. Fuori dalle due e torno. Sempre bene i talloni che spingono via la terra e ritorno. E torniamo con il nostro piegamento. Scendo e salgo, espiro e stendo, bene i talloni che spingono via la terra e il petto bene che si apre, ancora vado, le braccia fluide, leggere, scendo e salgo, lo sguardo bene avanti e il sorriso sempre presente, ricordatelo, ancora scendo due, scendo l'ultimo, e ritorno. Ora tutta la circonduzione delle braccia, inspiro e grande, fuori l'aria, apro il petto, inspiro, sollevo e grande, abbassando bene le spalle e ancora inspiro, fuori l'aria e l'ultimo inspiro e apro e espiro. Ok, ora divarico bene bene, grande grande le gambe, portando le punte dei piedi verso l'esterno. Iniziamo col vostro braccio destro, il mio sinistro, vado da una parte e salgo, piano piano, dall'altra e ritorno. Immaginate proprio di raccogliere, pulire il pavimento e poi andare su sul soffitto. Scendo e salgo, grande, bene il momento del braccio, vado giù, e grande, immagino bene questa spirale che si inizia a formare e vado, scendo e grande, bene il braccio, bene le gambe aperte,
bene il punto dei piedi verso l'esterno e ancora scendo e salgo e rilascendo e salgo. Ora insieme le braccia scendono, raccolgo bene la terra, mi tocco le spalle con le mani, ritorno, apro le braccia e stendo. Ci siamo? Vado giù, piego le gambe, un bel abbraccio, tirate come se le mani si volessero toccare, ritorno e apro. E vado giù, sentite bene le braccia che si cercano le mani e ritorno, mi apro. E ancora due, apro, cioè chiudo le braccia, scendo, ritorno e apro. E l'ultimo, vado giù, cerco le dita che si cercano, ritorno e distendo. Tengo qui e vado ad allungarmi verso l'alto. State bene? Avete sentito un po' tutto il movimento del cerchio, la circonduzione? Sì. Ritorno e apro le braccia, ora chiudo i piedi, ritorno con i piedi paralleli sotto le anche e andiamo ad arrotondare la schiena nel roll down, scendendo una vertebra per volta. Rilasso la destra, il collo, le spalle, sciolgo bene la tensione sul collo, se l'avverto. Poi piego bene le ginocchia e le avvolgo dal basso verso l'alto e distendo bene la schiena. Ok. Ora andiamo a chiudere bene i piedi e andiamo a sollevare i talloni. Semplice questo. Salgo e scendo. Sollevo e scendo. Bene il peso quando salite che va sulle punte. Non lascio peso sui talloni anche se sono sulle punte, ma devo sentire sempre il peso bene avanti. Stringere forte la pancia, stringere forte i glutei. Ancora sollevo su 4 e scendo. Fuori l'aria 3. Scendo mentre il mio filo mi tira verso l'alto. 2. Scendo. E l'ultimo salgo, rimango qua, piccoli volleggi in alto, lavoro bene col polpaccio, spingo e sollevo, fuori 1, 2, 3, le mani tirano verso il basso, 4, 5, 6, 7, 8, ritorno e scendo. Ora ci mettiamo con la gamba destra, davanti, sinistra, dietro. Bene, ora per le gambe, piegamento. Rinforzo bene e ritorno, inspiro, fuori l'aria, inspiro e vado giù e ritorno. Dai, questo è semplice, ancora due semplici, ritorno e l'ultimo e torno. Adesso scendo, mentre scendo, circonduzione delle braccia, espiro e torno. E vado, espiro, e torno, espiro, e ancora due, vado, fuori l'aria, davanti, bene le braccia, e torno, l'ultimo, espiro, ritorno, e chiudo le gambe, l'altra gamba, destra dietro, bene, allungo prima un po' il polpaccio, mi sistemo, trovo la mia posizione, e vado giù, piego, semplice, e stendo, piego le gambe, e torno, stringo sempre forte la pancia quando butto fuori l'aria, e poi ritorno, e ancora scendo, e torno, e due semplici, ritorno, fuori l'aria, e torno, vado con la circonduzione, grande le braccia salgono, mentre scendo apro tutto il cerchio e ritorno, inspiro, fuori l'aria, apro e torno, più lento, controllo bene le gambe e cerco di unire bene la coordinazione braccia e movimenti delle gambe e salgo e ancora due, inspiro, fuori l'aria e su, inspiro, fuori l'aria, ritorno e chiudo le gambe e sciolgo. Tutto ok? Ora ritorniamo sull'altra gamba, sulla prima. Questa volta andiamo a ricercare un po' l'equilibrio.
Quindi partiamo con la gamba destra avanti e la sinistra dietro. Da qui piego le gambe, come prima, siamo in questo piegamento. Vado a spostare il busto in avanti, apro il busto, sollevo la gamba dietro e cerco il mio equilibrio, contraendo bene il gluteo, tirando bene il piede indietro. Ritorno e scendo, ok? Inspiro qui, espiro, apro. E tiro bene le braccia verso l'esterno, mi concentro e ritorno. Inspiro, fuori l'aria. Bene la gamba di terra, forte il gluteo, bene attivo, tiro il piede dietro. Ritorno. Ci siamo? Ancora due, fuori l'aria. Premo, devo sentire il mio albero, la mia gamba di terra che lavora tantissimo. Ritorno, se questa non si solleva, tanto, non importa. E vado l'ultimo. Stringo e tengo qui la posizione. Mi allungo un attimo, mi concentro bene sulla gamba di terra, sul piede, mantengo l'equilibrio. Ritorno adesso, portando per fuori la gamba, avanti, chiudo e esco. Dall'altra parte. Andiamo dietro con l'altra gamba. Sì, quindi la destra dietro ora. Ok. Partiamo giù, braccia, inspiro, stringo la pancia, apro bene il piede di terra, apro, mi apro, come se dovessi aprire una finestra, distendo e ritorno. Espiro, il mio petto cerca di aprirsi bene, si illumina, illumino quello più davanti e ritorno. E ancora apro, avanti bene, il petto mi distendo. Ritorno, chiudo. Ancora tre. Fuori l'aria, bene il piede di terra che lavora. Ritorno. E due, apro. Tengo, tengo. Ritorno. L'ultimo, tengo la posizione. E mi controllo, cerco bene il piede che spinge la terra, lavoro con il piede, con le dita, stringo bene il gluteo, ritorno, apro la gamba, in fuori, avanti e poi chiudo, lento, sciolgo un po' le gambe, ok? Ritorniamo un po' sulle nostre spirali di prima. Quindi ora, apro sempre le gambe, portiamo la mano destra dietro la schiena, il braccio sinistro che sale, piego le ginocchia, la mano destra scivola, va a cercare il fianco, la tasca e io mi allungo dall'altra parte, espirando, ritorno, cambio, la mano sinistra va dietro e vado su col braccio destro. Espiro, più scendo, più è bello, ritorno e vado dinamico, fuori l'aria e ritorno, fuori l'aria e ritorno. Se non riesco a toccare la coscia, non importa, va bene anche dietro, cerco la schiena, cerco dove arrivo, arrivo, espiro, ritorno. L'ultimo per parte, fuori l'aria, e spingo bene i talloni, dall'altra parte, i talloni bene che spingono via il terreno, ritorno, adesso porto la mano davanti, stessa cosa, premo sempre la mano destra e ritorna, premo via con la mano sinistra e ritorno. E bene le gambe che spingono, fuori l'aria e ritorno. Bene tutto il fianco che lavora, sento bene gli obliqui, sento bene la schiena, la pancia è sempre forte, le braccia si allungano più che possono. E ultimo, torno, l'ultimo per parte ora, fuori l'aria, ritorno. Dall'altra
parte, fuori l'aria e ritorno. Di nuovo su di piedi, larghezza fianchi e arrotondo la schiena. Pian piano che scendo, piego le gambe, una vertebra per volta e rilasso il collo, la testa e le spalle. Poi, sempre da qua, piego le ginocchia e riavvolgo la colonna. Piano piano e salgo. Ci possiamo mettere a terra. Avete scritto qualcosa di importante? No. Ci mettiamo a terra e andiamo, gambe piegate e le mani sotto le cosce, le ginocchia. Da qua, sempre per le nostre spirali, sciogliendo bene la colonna, andiamo a formare questi cerchi. Inspiro da davanti ed espiro da indietro. Contraendo dell'ombelico, si stacca dalla maglietta. Inspiro, fuori l'aria. Aiutatevi con le mani per ritornare su. Se avete difficoltà, mi aiuto ben forte con le mani, mi aggrappo sotto le ginocchia e ritorno, salgo. Espiro e tiro verso l'alto. E ancora una, fuori l'aria e ritorno verso l'alto. Ovviamente cambiamo verso. Inspiro davanti e poi arrotondo. Modifico bene la mia colonna. Qui vado bene l'estensione, mi stendo e poi fuori, arrotondo, con le scapole bene basse. E sentiamo bene tutta la schiena e il passaggio, lo spostamento del peso da un gluteo all'altro. Ancora uno, inspiro, e ritorno, e distendo. Ora allungo le gambe, piedi a martello, porto la mano destra a lato, sollevo il braccio sinistro, piego il gomito e vado in flessione laterale, mantenendo le scapole lontane dalle orecchie, espiro e torno. Sempre bene con gli obliqui forti, vado, sento bene la fascia laterale che lavora, espiro e torno. Quando ritorniamo non ci spingiamo col braccio, ma sentiamo che lavora. Addome contratto, fuori l'aria, la forza arriva dal braccio e dall'addome, l'ombelico dietro, il trasverso che si attiva. Vado dall'altra parte, fuori l'aria, ritorno e sollevo. Porto le braccia lungo i fianchi, palmi delle mani verso il soffitto, arrotondo la schiena, roll down, scendo e vado con le mani verso i piedi. Se riesco mantengo bene la chiusura, se non arrivo dove arrivo, mantengo un attimo, rilasso la colonna, tiro bene le gambe, inspiro e poi riavvolgo fuori l'aria, una vertebra per volta. E andiamo con gli addominali, andiamo distesi a terra, braccio avanti e vado giù, una vertebra per volta. Abbasso le scapole e scendo lentamente. Ok, iniziamo adesso e portiamo subito tutte e due le gambe a tavolino. Quindi il nostro bacino va in retroversione, contraggo bene l'addome, schiaccio la lombare da destra e sinistra. Formo il famoso tavolino, ginocchia anche. Da qui vado a portare tutti e due i piedi verso la terra senza toccarla, ma mantenendo la retroversione senza staccare la schiena, ritorno e inspiro. Fin dove riesco, vado giù, fuori l'aria, le scapole sono attaccate a terra, ritorno e inspiro. Vado giù, fuori l'aria, stacco sempre l'ombelico dalla maglietta e ritorno, anche poco, ma le gambe cerco di farle scendere fin dove riesco per mantenere piatta la schiena. Ritorno. Ancora due, fuori l'aria, lasciate l'impronta delle scapole sulla terra, ritorno, e l'ultimo, espiro, ritorno, tengo le gambe qui, che è tanto bello, uso forti i quadricipiti, e
vado a portare le braccia a candelabro, quindi le le mani rivolte verso il soffitto e i gomiti che spingono via la terra. Qui inspiriamo, espiro, stendo le braccia al soffitto e come prima le gambe scendono. Inspiro, ritorno e fuori l'aria. Contraggo e controllo la mia schiena, non devo perdere niente. Ritorno, piuttosto scendo di meno. E vado giù, schiaccio bene la lombare a terra, retroversione. Ritorno, proteggo la schiena, apro il petto. Espiro. Continuo bene. E ancora due. Inspira. Fuori l'aria. Schiaccia, schiaccia. E l'ultimo, inspiro, dai, fuori l'aria, devi sentire bene l'addome che si sta, che si strizza. Ritorno, ora tengo le gambe a tavolino che ci piace, incrocio le due mani, vado ad afferrare il capo. Inspiro, preparo, fuori l'aria, sollevo, la testa è bella, morbida, rilassata sulle mani. E vado, fletto, stendo le gambe in avanti, espiro, uno, due, tre, quattro, schiena sempre attaccata, 5, 6, fuori l'aria, 7, fletto stendo, 8 ancora, 16, 1, 2, fuori l'aria, 3, 4, ogni volta che espiro strizzo la pancia, l'attivo, bene dietro, l'ombelico, ancora 1, ritorno a tavolino, piccoli molleggi, busto che sale, 1, 2, fuori l'aria, 3, 4, 5, sguardo le ginocchia, 6, 7, 8 e rilasso. Sciolgo le gambe, appoggio i piedi a terra e lascio andare le ginocchia, destra e sinistra. Bello, no? Si è sentito? Sì, si è sentito. Molto bene, adesso andiamo un attimo sull'allungamento delle gambe, quindi piego gamba sinistra, stendo gamba destra. Braccia lungo i fianchi, inspiro, sollevo la gamba tesa, espiro, martello per scendere, non tocco mai terra, sollevo la gamba, inspiro e fuori l'aria, e salgo in, fuori l'aria, scende, e ancora sollevo su due, inspiro, fuori l'aria, e l'ultimo sale, e scende. Ora, sempre la gamba destra, la vado a flettere al petto, ginocchio al petto, tiro bene il ginocchio. Stendo la gamba sinistra, inspiro, fuori l'aria, sollevo il busto. E tengo bene in flessione la parte alta, il ginocchio, bene che cerca la spalla. E andiamo con lo scambio delle gambe. Espiro, uno, e due, tiro bene la gamba, fuori l'aria, tre, lento e distendo bene le gambe, 4 e 5, allungo il piede, 6, se ho male al collo una mano la porto dietro, 7, 8, tengo qui e ritorno, dovreste sempre avere la gamba destra, porto con la mano sinistra il ginocchio destro verso sinistra, vado un attimo ad allungare, a stretchare tutta la parte laterale della schiena. Dopodiché ritorno in centro e mantengo sempre la gamba flessa. Andiamo a fare delle circonduzioni dell'anca. Espiro, apro e ritorno, sempre con la gamba flessa. Espiro, inspiro, apro fuori l'aria e torno in. Cerco di puntare sempre le mie anche verso il soffitto. Contraggo bene la pancia, spingo bene la gamba di terra, forte a terra. E ancora l'ultimo, apro, fuori l'aria e ritorno. Da qui vado a piegare la gamba sinistra, stendo la gamba destra, piede a martello, allungo bene dietro. Respirate un attimo profondamente, spero tutto ok. Inspiro ed espiro, bene. Qui cercate sempre di schiacciare la schiena e di puntare il tallone bene verso l'alto. Dopodiché lascio la gamba e rilasso. E tutto con l'altra gamba.
gamba sinistra tesa, braccia lungo i fianchi, andiamo con gli slanci, inspiro e fuori l'aria. Anche qui facciamo sempre attenzione alla postura, manteniamo sempre le scapole attaccate al terreno, lasciamo la nostra famosa impronta, fuori l'aria scende e inspiro sale, fuori l'aria scende, inspiro sale. E ancora, immaginate di pennellare, pennello bene il muro che ho di fronte e scende. E ancora due, sollevo e fuori l'aria. E l'ultimo, salgo e fuori l'aria. Vado a flettere la gamba al petto, tiro bene con le mani il ginocchio, inspiro e stendo l'altra gamba. Vado su col busto, fletto bene la testa, allontano bene le scapole dalle orecchie, le spalle dalle orecchie. E vado a scambiare, fuori l'aria, uno, espiro, due, tiro bene, fuori l'aria, tre, allungo il piede, e quattro, cercate bene un punto lontano con la gamba tesa, fuori l'aria, cinque, fuori l'aria, 6, tiro sempre un po' di più, fuori l'aria, 7, l'ultimo tengo su, 8, e torno giù a terra. Da qui tengo la gamba sinistra, porto la gamba sinistra verso destra, cerco di andare bene verso terra col ginocchio e di portare in stretch, in allungamento, tutta la parte laterale sinistra. Respirate con la pancia. Inspiro, respiro, dopodiché ritorno bene verso il centro e andiamo con la circonduzione dell'anca sinistra. Di nuovo la mia postura e vado a ruotare l'anca. Inspiro qui, fuori l'aria apro, mantenendo le anche sempre rivolte verso il soffitto. Inspiro, fuori l'aria. Inspiro ed espiro, senza andare a sollevare il gluteo destro di terra, ma mantenendo il mio centro, grazie agli addominali che si attivano sempre, la mia fascia addominale è sempre forte. E ancora due, apro e torno, l'ultimo fuori l'aria e torno, porto le mani sotto il ginocchio, avvicino l'altro piede e vado a distendere la gamba. Vado bene in estensione, tutta la parte posteriore, tirate bene, fino dove arrivate con le mani, col bacio, ginocchio, caviglia, dove volete, anche sotto la coscia, mantengo, inspiro, testa bene in allungamento, estensione il collo, scapole basse e sorridete. Sorridete a me? Vi vedo, sorridete, sorridete, sorrido sempre. Ritorno adesso tutte e due le gambe al petto, mani sotto le ginocchia, palline e rullo un po' sulla schiena, inspiro ed espiro. Quando andiamo ad arrotondare la colonna cerco sempre di puntare l'ombelico verso la schiena, di tirare le mani verso le ginocchia, verso il petto e che le ginocchia spingano via le mani. Ancora uno, inspiro, fuori l'aria e ritorno su. Ok. Ora ci portiamo in quadrupedia e torniamo un attimo a giocare con le nostre spirali. Mani sotto le spalle e le ginocchia sotto le anche. Ok. Da qui andiamo a puntare le dita dei piedi a terra. Solleviamo le ginocchia di pochissimo da terra, la nostra schiena è sempre piatta. Prima ci spostiamo col peso poco poco avanti e indietro, sentendo bene l'addome, il trasverso che si attiva, il peso che va sulle mani e poi va un po' di più sui piedi, senza però andare a scendere col bacino. Il bacino rimane fermo e solo il peso. Ancora due volte, avanti e indietro. E bene le braccia che spingono via la terra. Ritorno in centro e mi rilasso un attimo. Ok. Ora, questo bel movimento di avanti e dietro diventerà un movimento spirale a cerchio, più che spirale, un cerchio, e andiamo a spostare quindi il peso su tutti i nostri quattro appoggi. Quindi, inspiro, preparo,
fuori dalle sollevo le ginocchia. Dopo come siamo, iniziamo a spostare il peso. Avanti, lato, dietro, lato. Uno, inspiro. E ancora in, fuori l'aria, senza andare a modificare troppo la vostra schiena, ma cercando di mantenere fermo. Cambio verso, espiro, bene i piedi prensili, le dita che spingono via. Ancora due, braccia belle forti, l'addome bene contratto, ritorno in centro e mi rilasso e sciolgo tutto. Distendo le braccia e sciolgo i polsi, rilasso anche un po' la schiena. Tutto bene? Sì. Da qui adesso andiamo, sempre partiamo nella quadrupedia, andiamo a distendere le gambe. Ora andiamo un po' ad allungare tutta la parte posteriore. Quindi le mani bene spinte, braccia, e cerco di arrivare con i talloni a terra per formare bene un triangolo. La testa bene che rientra, inspiro. Quando ritorno vado di nuovo nella quadrupedia in sospensione e vado su, inspiro, distendo bene tutto e fuori l'aria, forte la pancia e ancora vado su, tre, inspiro e fuori l'aria e due, allungo e fuori l'aria. Ora vado su con le gambe, con il bacino, e da qui stacco la gamba destra e la porto su, su verso il soffitto fin dove arriva. Mantengo bene l'allungamento, inspiro, ritorno, appoggio la gamba e vado nella quadrupedia. Vado su col bacino, stacco l'altra gamba, mi allungo, tiro, tiro, vado bene spinta con le braccia, ritorno col piede. E quadrupedia, ancora una volta, distendo bene, sollevo una gamba, spingo bene via il terreno, ritorno, quadrupedia, l'ultima con l'altra la gamba, distendo, allungo, ritorno e scendo completamente. Ora rilasso bene i polsi e le braccia. Anche le dita, bene il collo e poi avvicino piano piano le mani alle ginocchia. Ci mettiamo di lato. Andiamo prima a portarci un appoggio sul gomito destro, gamba destra piegata, tutte e due le gambe piegate, ok? E portiamo la mano sinistra dietro la testa, da qui. Solleviamo il bacino, quindi sollevo bene. Torno giù col bacino e vado a portare il gomito sinistro verso le dita della mano destra, fuori l'aria, bene in torsione e ritorno. Inspiro qui, fuori l'aria. Inspiro e fuori l'aria in chiusura. Inspiro, apro, sorrido bene col petto. Stacco bene il bacino, bene gli obliqui, ritorno e giù. Sempre bene l'asciugamano che si strizza nella pancia e ritorno, apro e spingo bene il petto, il cuore che deve sorridere. Ritorno e chiudo, ultime due. Ritorno, apro e spingo bene la spalla che lavora. Ritorno e chiudo. L'ultima è, vado su, apro, sollevo il bacino, ritorno, fuori l'aria, ritorno col braccio e cambio. Prima di cambiare ci spingiamo. Da questa parte sempre rimaniamo col bacino, col fianco destro a terra, afferriamo la caviglia sinistra con la mano sinistra e solleviamo il braccio destro e andiamo in flessione laterale. Espiro, da qui vado a distendermi verso il soffitto, appoggio la mano a terra, sollevo il bacino, stendo la gamba portando l'altro braccio bene su verso il soffitto, ritorno, raccolgo e di nuovo in flessione laterale, la sirenetta.
Ci siamo? Quindi, inspiro, mi allungo, fuori l'aria, distendo. Cerco bene di tirare un calcio al muro, distendo bene le braccia e ritorno. Vado giù, espiro, ritorno, fuori l'aria, vedi la mano che spinge via il terreno. Ritorno, mettete la mano allineata al vostro fianco, non troppo dietro né troppo avanti. Fletto, vado, appoggio, bene, allineato il bacino, stendo, ritorno, l'ultimo rimaniamo su, vado giù, fletto, ritorno, appoggio, sollevo il bacino, rimango, piede a martello, piccoli palleggi in alto, fuori l'aria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, appoggio solo il piede di terra, questo braccio si va a portare nel buchetto del braccio di terra, il gomito di terra si piega un po' e poi torno e mi distendo. Inspiro qui, fuori l'aria, arrotondo, piego il gomito di terra per far passare il braccio e mi apro, inspiro, fuori l'aria, inspiro, qua se riuscite andate bene ad aprirvi più che potete col petto che guarda il soffitto, vado e mi apro, distendo e ancora due, arrotondo, fuori l'aria, distendo, apro, cerco di allungare bene anche di lo psoas, distendo, apro e ritorno, chiudo tutto, ok, sciolgo, sciolgo un po' i polsi e cambio tutto dall'altra parte. Prima il gomito, bene a terra, ginocchia piegate, gomito bene sotto la spalla, solleviamo bene il bacino, vado su, mano dietro, fuori l'aria, ritorno e poi vado in flessione, chiusura, portando il gomito alla mano, ritorno, apro, e spingo, inspiro e fuori l'aria e apro bene il petto e salgo il gomito che tira verso il soffitto, scendo, arrotondo, ritorno, apro, sollevo fuori l'aria, inspiro, espiro, inspiro e salgo e fuori, giù, espiro, l'ultimo, ritorno, apro e sollevo, da qua ritorno e mi spingo bene con le mani e vado ad afferrare la caviglia destra, sollevo il braccio sinistro e vado bene in flessione, espirando tiro, ritorno bene, appoggio la mano a terra allineata al fianco, sollevo il bacino e stendo la gamba, ritorno e chiudo, inspiro, vado in flessione, fuori l'aria qua, inspiro, mi allungo, fuori l'aria, stendo e allungo bene la gamba, le braccia ben allineate e vado, ritorno, avvicino, fletto, torno, appoggio, inspiro, fuori l'aria e ancora avvicino, inspiro, vado e ritorno, appoggio, cerco sempre di allungarmi al passaggio quando passiamo da una posizione all'altra, bene il braccio che si distende e va giù, ritorno, appoggio e rimango su, tengo qui in posizione, piede a martello, piccoli molleggi in alto, fuori l'aria 1, 2, 3, fuori l'aria 4, 5, 6, 7, 8, appoggio il piede, tengo, apro il braccio più in alto e vado espirando, piegare il gomito di terra e portare la mano sempre un po' più lontano, ritorno, apro, espando la vena toracica, espiro,
Piego il gomito di terra, cerco un punto lontano, portando bene tutto l'addome in contrazione e in torsione. Immaginate l'asciugamano pieno d'acqua e strizzate l'asciugamano. E ancora vado su, apro, mi espando più che posso e arrotondo. E vado su ancora, apro e espiro. E l'ultimo vado in apertura, fuori l'aria, ritorno e rilasso. Sciolgo anche qua i polsi, rilasso i polsi. Ok, ora ci andiamo a portare in ginocchio e porto la gamba destra davanti, piegata. Da qui in maniera dinamica andiamo avanti e indietro, avanti col peso e indietro, cercando bene l'allungamento dell'ilio suo a sinistro. Per farlo in una maniera un po' più coreografica, andiamo a portare le braccia e il busto in torsione, cercando di appoggiare il gomito sul ginocchio e di estendere bene le tue braccia. E poi ritorno. Inspiro e fuori l'aria. Inspiro ed espiro. Anche qua pensate sempre alla torsione, a una semispirale. Inspiro e lascio andare bene le braccia. Sente il movimento fluido, le braccia che vanno e la gravità che spinge bene giù il bacino. Ancora due, ritorno. E l'ultimo, e ritorno, appoggio le mani ai lati della gamba e vado ad allungare la parte posteriore della coscia. Da qui, per sentire sempre un po' di più, porto il piede destro in fuori, quindi cerco col mignolino di toccare terra, in modo da allineare bene le mie anche, il mio bacino. Inspiro ed espiro. Ritorno col piede, stacco la mano e faccio passare la gamba. Ok, dall'altra parte quindi andiamo a portare la gamba sinistra avanti, piego e andiamo prima un attimo solo avanti e indietro, espirando e tornando fuori l'aria e poi mi preparo per la torsione. Ruoto il busto e vado a cercare con il gomito il ginocchio e ritorno. Lascio dalle braccia, lascio dare il movimento e ritorno. Fuori l'aria e su. Molto fluido, espiro e ritorno. Fuori. Cerco sempre un po' di più il bacino che scende. Andate un po' a incrementare il mio equilibrio, fuori l'aria, ritorno, ancora due, ritorno e sull'ultimo e ritorno. Appoggio tutte e due le mani a terra, i lati della gamba e vado ad allungare la parte posteriore. Rilasso la testa, guardo legge il ginocchio. E anche qui per incrementare un po' vado a portare il mignolino verso sinistra, cercando bene di portare i fianchi allineati, inspirando ed espirando. Cerco sempre di espirare con la pancia, di rilassare anche tutti gli organi interni, e inspirare ed espirare. Dopodiché ritorno, appoggio la mano e chiudo le gambe. Ci portiamo un attimo seduti, gambe incrociate. Ok, e da qui andiamo a distendere le braccia bene verso l'alto, mi allungo e poi vado in torsione verso destra, la mano sinistra sul ginocchio destro e io guardo bene dietro,
Cerco bene l'apertura, l'altra mano è a terra. Guardo dietro. Ritorno su verso l'alto, mi distendo e poi vado in torsione dall'altra parte. Ed espiro. Ritorno su verso l'alto, porto le mani sulle ginocchia, arrotondo la schiena, espirando, guardo l'ombelico, distendo la colonna e cerco di avanzare bene col petto e portare i gomiti indietro. E ancora in maniera molto fluida vado indietro, cerco di unire due movimenti. Inspiro, distendo la schiena e vado avanti. E arrotondo, tengo sempre le mani sulle ginocchia, passo da una massima flessione a una massima estensione, tirando bene con le mani e andando avanti con il busto. E poi spingo via le ginocchia e vado in contrazione. E l'ultimo vado avanti, apro bene il petto, distendo bene la schiena. E ritorno su, lascio andare adesso un po' il collo, destra e sinistra, sciogliendo un po' la tensione da spalla a spalla. Poi mi fermo in centro e vado a flettere da una parte, espirando. E in centro, dall'altra espiro, ritorno, ancora uno, fuori l'aria, ritorno, dall'altra parte espiro, e ritorno, e lascio andare tutto, rilassate ogni cosa, e io vi ringrazio, ci vediamo la prossima.